Amen, gloria a Dio, pace a tutti. Mi sentite? Sa, prova. Mi sentite? E vorrei sapere se mi sentite e se la musica va bene, se non è troppo alta. Gloria a Dio. Amen. Pace a tutti, pace Matilde, Patrizia, Paolo, Francesca, Roberto. Allora, mi sentite forte e chiaro? E la musica non è troppo alta, vero? Pace fratello Johnny. Ok, quindi se la musica non è troppo alta, gloria a Dio, siamo a buon punto. Ok, la musica va bene, perfetto. Alleluia. Amen. Pace Aurora. State bene? Gloria a Dio. Santo l'Eterno. Gloria a te Gesù. Santo sei. Mi fa un po' di rassegna stampa. Ok, va bene così. Va bene. Amen. Amen. Gloria a Dio anche io. E allora, siccome io ho iniziato questa serie di video, voglio battere il ferro adesso che è caldo, perché poi lunedì riprendo a lavorare e il tempo non sarà più disponibile come lo è ora. Quindi ho fatto ieri un video, oggi ne ho fatto un altro, oggi è venerdì, sì, oggi è venerdì, e insomma vediamo un po', perché 100 segni sono tanti da trattare. Santo l'Eterno, amen. Ci sono molti siciliani. Pace Fabrizio, ti ho risposto a quello che tu mi hai chiesto. E già che ti vedo, e lo voglio dire anche a tutti quanti gli altri, perché è una domanda che ogni tanto qualcuno giustamente mi fa. Quando io dico, quando noi leggiamo quello che è scritto in Luca 21, che dice questa generazione o questa età non passerà, siccome nel linguaggio originale il termine si potrebbe tradurre anche come razza, e razza, ma tutte le revisioni, tutte le traduzioni traducono con età o generazione. Perché? Ma è logico, se si traducesse con razza praticamente si annullerebbe tutta quanta la Bibbia, perché in Luca 21 dal 29 in poi sta parlando del germoglio, del fico, che è Israele. E quindi se si traducesse come popolo significherebbe che Israele andasse a scomparire come popolo, come razza. E questo è completamente antibiblico, perché
Israele ha delle promesse che addirittura lo portano fino al millennio. È scritto in Romani, capitolo 11, e non solo, anche in Apocalisse, capitolo 7, che poi alla fine dei tempi gli ebrei si convertiranno. Ed è scritto in Isaia che durante il millennio i gentili, non la Chiesa, i gentili serviranno gli ebrei. Questo però durante il millennio, non adesso, perché alcuni, per non conoscere la parola di Dio, si mettono a dire che noi, Chiesa di Gesù Cristo, dobbiamo servire gli ebrei. Sì, qui. Noi dobbiamo amare e servire tutti, e amare tutti, servire nel senso che siamo venuti per servire, questo è un altro discorso, ma che noi dobbiamo essere i servi degli ebrei, questo non sta né in cielo e né in terra. Questo si concretizzerà nel millennio. Nel millennio. Nel millennio sì. La gente, le nazioni serviranno gli ebrei, ma la Chiesa nel millennio sarà trasformata, sarà la sposa di Cristo, avremo un corpo glorificato e noi siamo la superna delle vocazioni, cioè noi siamo superiori a Israele, molto superiori. Amen, gloria a Dio. Incredibile, quando sento certe cose di alcuni giovani che si mettono a insegnare Bibbia, che non ci capiscono niente, e si mettono a dire che noi, Chiesa di Gesù Cristo, dobbiamo servire gli ebrei. Incredibile, incredibile. E non faccio nomi, ma ci sarebbe da farli. Sono proprio disgustato. Te sei convertito l'altro ieri e te metti in cattedra. Ma incredibile. Non ho parole. Vabbè. Prima di insegnare, imparate la Bibbia. Non ce l'ho con voi. Ce l'ho con alcuni che vanno in giro a predicare l'Evangelo e poi insegnano le sciocchezze. Allora, attieniti a insegnare quello che sai, quello che conosci. Non andare oltre. Non andare oltre. Non ti metti a inventare cose. La Chiesa è la superna delle vocazioni, è la superna, questo significa che ce ne sono delle altre. E la Chiesa è la sposa di Cristo, Israele non è la sposa di Cristo. Israele non è la sposa dell'agnello. Ha perso questo diritto perché è venuta meno alle benedizioni del Signore e le promesse del Signore a proposito di predestinazione. Benedetto il nome del Signore. Ora, questo esula dall'argomento, però siccome io sto aspettando un pochino, nelle more che si aggiungano ulteriori fratelli, amici, gloria a Dio. Santo l'Eterno. Gloria a te, Gesù. Alleluia, Signore. Ora cominciamo,
Amen. Amen. Bene. Allora, cari fratelli e amici, ok, vogliamo cominciare. E benvenuti tutti quanti. Ci abbiamo praticamente tutta l'Italia, da nord a sud, dal Piemonte alla Sicilia. E non so se manca la Sardegna. Gloria a Dio. E quindi siamo felici. E anche in questa sera abbiamo la benedizione di poter continuare a parlare delle cose grandi di Dio e a cercare di capire perché ci troviamo a un passo da quello che è il rapimento della Chiesa di Gesù Cristo. Ma prima di iniziare un argomento così serio, importante e anche molto bello per la Chiesa, gloria a Dio, vogliamo fare una piccola preghiera. Padre Dio della gloria, veniamo a te. Grazie Signore perché ancora questa sera ci dai questa possibilità, Signore, di parlare della tua parola, Signore. Riscalda, Signore, i nostri cuori, l'anima nostra, il nostro spirito, dacci gioia, dacci pace. Metti sempre di più la tua pace dentro i nostri cuori, Signore. Aiutaci a comprendere, Signore, la tua parola, illuminaci, dacci anche in questa sera nuove rivelazioni, Padre. Benedetto il tuo santo nome, benedici tutti i presenti, benedici tutti quelli che vedranno questi video anche in differita, benedici le nostre famiglie, Padre, benedici la tua Chiesa, Signore, ti preghiamo anche per tutti gli abitanti di questo mondo, Padre. E ogni cosa te la chiediamo, non per i nostri meriti, Padre Santo, ma nel nome di Gesù Cristo, che tu hai benedetto e innalzato in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Allora, bene, senza fare riassunti, per, come dire, per quello che riguarda la prima puntata, questa è la puntata numero 2, vogliamo proseguire, insomma, con i segni. Nella puntata precedente abbiamo fatto una prefazione abbastanza abbondante e abbiamo iniziato con i primi segni e ne abbiamo fatti solo 4. Si spera in questo video di farne molti di più. Quindi siamo arrivati al segno numero 4, quindi in questa sera partiamo dal segno numero 5. Ok, allora il segno numero 5 che io ho scelto si tratta dei terremoti. Ok, i terremoti. Allora, i terremoti, praticamente, questa profezia la troviamo in Matteo 24, anche in altre parti, ma io adesso ho scelto Matteo 24, il sermone sul monte, è, diciamo, abbastanza classico. Nel verso 7 ci sono più profezie, e ovviamente se inizio a parlare la gola si deve lamentare, è normale. Allora, dice che ci saranno terremoti in ogni luogo. Ok, allora, questo qui scusate, ma la mia gola deve fare il suo rotaggio. Questo qui è stato preannunciato direttamente dal Signore Gesù or sono 2000 anni che ci è stato detto questo. Ora, se voi dite questa cosa qui, di questo già ne ho parlato, a qualche persona che non vuol saper nulla né del ritorno di Cristo né del rapimento della Chiesa, o soprattutto si voglia identificare come un ateo, ti risponderà che i terremoti ci sono sempre stati. Però, con tutto rispetto parlando, questa si chiama ignoranza. Perché chi lo dice che i terremoti ci sono sempre stati come ci stanno adesso? Chi lo dice? Lo dici tu? Ah, vabbè. Ma tu chi sei? Che lavoro fai? Di che te occupi? Cioè, te sei informato? Dice, io pure non faccio come lavoro queste cose, però, signore mio, io mi informo. Allora, se tu ti metti a studiare o ti informi di
quella che è la storia dei terremoti, noterai che gli studiosi hanno messo nero su bianco che a partire dal XX secolo i terremoti sono aumentati a dismisura di più del 100% e che il loro potere devastante è arrivato a dei limiti che nel passato non si è mai concretizzato così in maniera abbondante come oggi. Cioè, siamo passati da qualche decina di terremoti in un anno a migliaia di terremoti in un anno. Stiamo parlando di migliaia ogni anno. Questa cosa qua non si è mai verificata proprio da un punto di vista scientifico. E questo è, come già detto appunto, è la stessa scienza che ce lo dice. Siccome sono anni che appunto sto monitorando i terremoti attraverso più fonti, tra cui Iris. Questa è Iris, ok? Eccola qua. Allora, se tu ti mettevi a guardare Iris negli anni precedenti, tu questo panorama qua non l'avresti mai visto. Praticamente la maggior parte dei terremoti stavano intorno ai 4 gradi, su per giù, ogni tanto un 5. Ma da quest'anno sta succedendo un qualche cosa che a me sta lasciando, diciamo, abbastanza a bocca aperta, ovvero siamo pieni di 5. 5, 5, 5.5, 5.2, 5.0, 5.8, 6.2, no, poi 6, lasciamoli perdere per carità, 5.0, 5.6, questi sono tutti 4, 5.4, 7.9 ragazzi, poi dopo vi devo dire un'altra cosa, 5.0, guardate quante 5 ci sono. Se tu vedevi Iris l'anno scorso, in una pagina del genere di 5 ne trovavi pochissimi. Da quest'anno i 5 sono all'ordine del giorno. I terremoti non solo stanno aumentando come numero, ma stanno aumentando di potenza davanti ai nostri occhi. Fra l'altro, io questa cosa già l'ho detta, questo qui, che è la scala, non mi ricordo il nome, questo 5, in verità non è neanche un 5, è un 6, perché non mi ricordo in quale anno, dato appunto, visto che i terremoti stanno così tanto aumentando, il mondo scientifico ha voluto abbassare di un grado la scala che misura i terremoti. Quindi se noi avessimo usato la vecchia scala, qui invece che 5 ci sarebbe stato scritto 6, fra l'altro. Quindi come potete vedere, quando la gente vi dice che i terremoti ci sono sempre stati, ma chi lo dice? Ma lo dici tu? Ma tu chi sei? Ma con tutto rispetto parlando stai dicendo una cosa inesatta. Io non mi baso su quello che tu dici, io mi baso su quello che dice la scienza. Ora, se tu mi ripeti, come faccio io, quello che è documentato dal mondo scientifico, allora va bene. Allora, se i terremoti ci sono sempre stati, dimostrami con la carta canta verbo volant, che i terremoti ci sono sempre stati come ci sono oggi, presentando della documentazione. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi, quando il Signore Gesù in Matteo 24,7, Marco 13,8 e Luca 21,11 ha detto che ci sarebbero stati terremoti in ogni luogo 2000 anni fa, ma neanche 100 anni fa, non c'erano i terremoti che ci sono oggi e sono aumentati molto di più del 100%. Scala Richter, esatto, l'hanno abbassata di un grado, pensate per quanti ce ne sono, e non che i terremoti ci sono sempre stati. Il fatto è che tu sei carnale, tu no, non voi, che dice queste cose, è carnale, non vuole credere alla parola di Dio, e quando non si vuol credere alla parola di Dio si è carnali, c'è niente da fare.
alla parola di Dio bisogna credergli e bisogna anche seguirla. Benedetto è il santo nome del Signore. E questo è il segno numero 5. Vogliamo trattare adesso il segno numero 6. Il segno numero 6 sono i vulcani. Allora, se noi andiamo in Gioele, capitolo 2, Gioele, capitolo 2, verso, non mi ricordo se è verso 30, facciamo, esatto, ci ho preso, verso 30, ok. Allora, dice il Signore che farà prodigi in terra, in cielo, farà prodigi in terra, ci sarà sangue, fuoco e colonne di fumo. Se tu vai nello spazio e vedi i vulcani, tu i vulcani li vedi come colonne di fumo, colonne di fumo, colonne di fumo. Quindi qui sta parlando dei vulcani. Infatti, oggigiorno, se chi segue sempre le notizie, sappiamo che il cinturone di fuoco viene chiamato, che praticamente non mi ricordo esattamente più o meno a occhio quanti vulcani racchiude, però se non vado errato dovrebbero essere circa 1500, però non sono sicuro, quindi se ho detto una sciocchezza intervenite e correggetemi. Praticamente il cinturone di fuoco che parte da tutto il Nord America, il Sud America, scende sotto e poi passa sotto il mare e va dall'altra parte, diciamo, dall'altra parte del continente. Vediamo se con Iris posso mostrarvi questo. Questo mi interessa. Eccolo qua. Oh, il cinturone di fuoco, se lo potete vedere, praticamente lo faccio un pochino più grande, eccolo qua, così lo dovreste vedere. Il cinturone di fuoco praticamente abbraccia tutta sta parte qua, vedete il puntatore del mouse? Qui ci sono tutti i vulcani che scendono, questi che voi vedete qui, adesso sono terremoti, qui non c'entrano niente i vulcani, però io ho preso questo per farvi vedere un mappamondo, insomma, al di là del fatto che ora qui non si tratta di vulcani ma di terremoti. Però stanno qua, tutti qua, ci sono tutti i vulcani, poi scende sotto e passa da quest'altra parte qua. Ecco qua, questo qua, e guarda caso, esattamente qua, dove ci sono tutti questi vulcani, che questa zona qua viene chiamata il cinturone, vedi, perché fa la cintura, fa il giro, il cinturone di fuoco, proprio qui ci sono la maggior parte dei terremoti sul pianeta Terra. Eccoli qua, questo è il Seismic Monitor, ok, ufficiale, quindi come potete vedere, cioè noi documentiamo tutto quello che diciamo, gloria a Dio. Quindi questa situazione qui 100 anni fa non esisteva di terremoti, quindi colonne di fumo, in pratica in questo momento tutto il cinturone di fuoco vulcanico è attivo, esattamente come abbiamo letto in Gioele 2:30. Ok, stavo a controllare la RAM. Amen, gloria a Dio. Ok, quindi i vulcani sono un segno degli ultimi tempi, un segno tangibile, un segno fortissimo, e a dirlo è stato niente meno che Gioele. Quindi stiamo intorno al 2500 avanti Cristo. Pensate quanti anni fa la parola di Dio ci ha preannunciato queste cose, no? 2800 anni fa, addirittura è più antico di Isaia, Gioele. Wow, incredibile. 2800 anni fa Gioele ci ha detto che alla fine
dei giorni, perché se voi leggete, Gioele è molto importante, perché lui ci rivela, soprattutto lui insieme a tanti altri, che quando il Signore parla e dice in quel giorno, in quel tempo, in quei dì, sta parlando degli ultimi giorni, no? Giorno del Signore, vedi, se tu leggi tutto il capitolo 2, giorno di tenebre, giorno di caligine, sta parlando della fine dei tempi. Poi nel verso numero, sì, sempre 11, giorno del Signore, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dice nel verso 29, in quei giorni spanderò il mio spirito sui servi, sulle serve, farò prodigi, vedi, in quei giorni, in quel giorno, in quel tempo. Quando tu noti questa dicitura, praticamente la scrittura ti sta dando la data. È incredibile la parola di Dio quanto è precisa. E appunto, parlando l'altro giorno col fratello Pietro, gli ho chiesto, perché il fratello Pietro se ne intende, quante profezie c'è al Corano. Mi ha detto una o due, una cosa del genere, mo esattamente quante ce n'ha non lo so, ma una o due. Pensate che la parola di Dio ce n'ha migliaia. Infatti dirà il Signore in Isaia, questo è scritto in Isaia in più parti, che il Signore dice: io sono Dio e dimostro di essere Dio anche dicendo le cose prima che queste avvengano, e anche di molto 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 tempo prima, anche di migliaia di anni. Chi come me? Lui addirittura lancia una sfida: chi come me? Chi può fare questo? Chi può dire una cosa che avverrà migliaia di anni prima? Pensate che gli atei, che poi atei non so, ma sono dei satanisti, sono dei massoni, eccetera, 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 dicono che è l'uomo che sta facendo del tutto per adempiere le profezie della parola di Dio, tipo il microchip, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa è un'aberrazione, perché qui si tratta di migliaia di profezie date migliaia di anni fa, ed è impossibile che a livello mondiale l'uomo possa far questo. E poi, anche fosse, che non è, è una follia dirlo, ma anche fosse, comunque questo non toglierebbe il carattere divino della parola di Dio, perché comunque la Bibbia avrebbe predetto che migliaia di anni dopo qualcuno si sarebbe preso cura di tutte le profezie che sono scritte nella parola di Dio per metterle in pratica. Strano però questo, che tutto il mondo si metta d'accordo per concretizzare le parole, le profezie della parola di Dio, quando perfino dentro una famiglia non si va d'accordo manco tra moglie e marito, per dire. Quindi è una barzelletta, veramente. Non a noi, a noi non ce le raccontano le barzellette, ma se le raccontano a se stessi, pur di rinnegare l'evidenza che la parola di Dio è la parola di Dio ed è l'unica parola infallibile che può dare vita eterna a chiunque crede in essa e la segua. E quindi questo è stato il sesto segno. Il settimo segno parla di turbamenti, di sommosse, di gente contro gente dentro la stessa nazione, e questa profezia si trova in Luca 21 verso 9. Luca 21 9, Luca 21 barra 9, però io voglio prendere un po' tutto. Ok. Luca 21 9 dice: quando udrete di turbamenti, qualche altra versione dice sommosse, qualche altra versione dice tumulti, qualche altra versione dice rivoluzioni, però più che rivoluzioni è tumulti, il termine è più adatto, tumulti e sommosse, turbamenti è più arcaico. Quindi quando dice che negli ultimi giorni ci saranno turbamenti, sommosse, tumulti, e noi stiamo vedendo in questo momento che, vedi la Grecia, vedi la Catalogna,
vedi il Centro America, vedi il Sud America, praticamente vedi tantissime altre parti del mondo, c'è una infinità di nazioni in questo momento, sono praticamente, si trovano a dover affrontare tumulti per mille problemi, per la politica, per la mancanza di lavoro, perché vogliono l'aborto, perché vogliono l'omosessualità, perché se vanno sposati tra di loro e fare quello che fanno gli animali, in poche parole, eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente questo qui è stato profetizzato 2000 anni fa. 2000 anni fa è stato detto che alla fine dei tempi tutto il mondo, qui non sta parlando di alcune nazioni, ma sta parlando che tutto il mondo sarebbe stato messo sotto sopra, quindi ci parla anche di insicurezza. Oggigiorno l'insicurezza è a livello mondiale, non è più a livello locale come lo poteva essere tanti anni fa. L'ottavo segno è l'economia. Apocalisse 6:6. Apocalisse 6:6. Ma non solo, leggetevi anche questo. Ecco qua. Apocalisse 6:6 ci dice che la chenice del frumento sarà venduta per un denaro e tre chenici d'orzo per un denaro. Quindi praticamente ci fa capire che il cibo costerà tanto. E quando il cibo costa tanto significa che c'è crisi. Se tu leggi Sofonia praticamente ti dà il panorama degli ultimi giorni. Dice che né il loro argento né il loro oro non li potrà scampare nel giorno dell'indignazione del Signore. Wow, tutto il paese sarà consumato. In quel giorno, vedi qua, quando dice in quel giorno, in quel tempo, sarà giorno di indignazione, giorno di distretta, di angoscia, di tumulto, di fracasso, di tenebre, di caligine. Ahi, dirà altrove, quelli che stanno aspettando il giorno del Signore, giorno di nebbia, di folta oscurità, giorno di tromba, di stormo, sopra le città forti, sopra gli alti cantoni, io metterò gli uomini in distretta, cammineranno come ciechi. Perciò che hanno peccato contro il Signore, il loro sangue sarà sparso come polvere, come la loro carne, come, e la loro carne come sterchi, il loro argento, il loro oro non li potranno scampare, eccetera, eccetera, eccetera. E amen. Gloria a Dio. Anche tuo fratello segue il birillo. Mi tocca pregare per tuo fratello. Poi, il decimo segno si trova in Ezechiele 38. Il birillo chi è? Il birillo è il massone che va dicendo che il Signore sarebbe un alieno. O gli ho dedicato tutta una serie. Allora, Ezechiele 38 parla di Gog e Magog, di questo ne abbiamo già parlato. Gog e Magog, principe di Tubal, di Mesec, Tubal, eccetera, eccetera, sta parlando della Russia. E questo ce lo sta dicendo 2500 anni fa, ci sta dicendo in Ezechiele 38 e 39 che la Russia sarebbe diventata una potenza mondiale. Se tu ti vai a leggere tutto Ezechiele 38 e 39, noterai questo. E infatti, a distanza di 2500 anni, nonostante la Russia abbia dovuto affrontare in primis gli Stati Uniti di America, in secondo ha dovuto affrontare delle crisi incredibili, ad oggi la Russia
ha ripreso quello che è stata durante l'epoca della Guerra Fredda, una potenza supernucleare. E oggigiorno la Russia è temuta da tutto il mondo, tranne che dalla Cina, ma anche la Cina sta nella profezia biblica. L'undicesimo segno che ci troviamo a un passo del rapimento della Chiesa e dell'inizio della grande tribolazione si trova sempre in Ezechiele 38. Quando tu vai in Ezechiele 38, noterai che insieme Gog, paese di Magog, principe di Mesec, di Tubal, ok? Indovina chi c'è qua, perché a un certo punto, ecco qua, a un certo punto lui raccoglie una infinità di nazioni per andare a combattere Israele. E insieme Gog e Magog, insieme la Russia, c'è Persia. Oggigiorno la Russia, oltre a essere diventata una grande potenza, è alleata, sta facendo delle alleanze, e uno dei suoi alleati principali è proprio il paese persa. Eccolo qua, verso numero 5, trovate i persiani, che non sono arabi. E questo è un altro segno. E domanda, dovremmo trovare dell'antisemitismo da queste parti? Infatti, chi segue le notizie saprà perfettamente che Persia costantemente tutti gli anni sta sempre minacciando Israele di distruzione. Punto e basta. Ma non solo i persiani, ma adesso stiamo parlando di Persia. Quindi il undicesimo segno è Persia o Iran, che prima si chiamava Elam, alleato con Russia e anche antisemita. Il dodicesimo segno è Siria. Questo si trova in Apocalisse capitolo 9 verso 14. Apocalisse verso 9 verso 14 ci dice: sciogli quattro angeli che sono legati sul fiume Eufrate. Però se tu lo leggi tutto, sciogli quattro angeli, e furono sciolti quei quattro angeli che erano apparecchiati per quell'ora, giorno, mese e anno. Vedi che c'è un giorno prestabilito e tu non lo cambi, come abbiamo parlato nel video precedente, per uccidere la terza parte degli uomini sulla faccia della terra, ovviamente. Ora, quando parla del fiume Eufrate, praticamente il fiume Eufrate ti dà esattamente il punto geografico. Il fiume Eufrate nasce in Turchia, scende per la Siria e sfocia in Iraq. La guerra del Golfo, io all'epoca ancora me lo ricordo, stavo facendo il militare, era nel 90, e la prima guerra del Golfo, e sfocia dove? In Iraq. Quindi la Siria nella profezia biblica è importantissima, e infatti in questo momento ci abbiamo nell'occhio del ciclone l'Iraq, la Siria e la Turchia. E in questo momento, siccome Siria fa frontiera con Israele e nel mezzo c'è l'alto del Golan, in questo momento la Russia si trova proprio lì, da quelle parti, in Siria, ogni tanto mette il piedino sull'alto del Golan e così via. Quindi stiamo vedendo che il panorama profetico biblico è ormai tutto apparecchiato. Di conseguenza, Annatino, sì, dopo ti rispondo. Ricordami di risponderti a questa domanda, perché è importante, su Matteo 24. Annatino, ricordamelo, perché io poi dimentico.
Mo tra un po' mi prendo la pausa e rispondo a sta domanda. Intanto cercami il verso. Che verso intendi? Il 29 per caso? Ok. Poi il tredicesimo segno. Il tredicesimo segno è di conseguenza è Turchia. E torniamo sempre ad Apocalisse 9:14. Benedetto è il santo nome del Signore. Il quattordicesimo segno, ho messo come quattordicesimo segno le acque che si convertono in sangue. Se tu vai in Apocalisse, verso 4, dice che il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi, nelle fonti delle acque e divennero sangue. Questa profezia la ritroviamo in Apocalisse 11. Chi ha seguito le notizie, soprattutto in Cina, ha potuto riscontrare come improvvisamente molti fiumi sono diventati rosso sangue. A me fanno ridere le persone che si ostinano a non credere che quando tu gli dici guarda che questo è stato profetizzato, loro ti dicono la causa. No, ma questo è avvenuto perché le alghe, perché qua, perché là, perché su, perché giù. Ma la Bibbia non dice come sarebbe avvenuto, il perché, dice sarebbe avvenuto, punto e basta. La Bibbia ti dice 2000 anni fa che alla fine dei giorni, 2000 anni dopo, sarebbe diventata l'acqua in sangue, punto, e questo è successo. Poi il perché, il no perché sta di fatto che sta succedendo. Ora, da quando tu sei nato, io ti sfido a dirmi se solamente una volta nella vita a te ti è capitato di vedere un fiume diventare sangue o addirittura pezzi di mare. Che ne pensate? Siamo o non siamo alla fine dei tempi? Il quindicesimo segno è il microchip. Se io vado in Apocalisse numero 13, troverò il microchip. Faceva ancora che tutti i piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o in sulle fronti e ognuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Chi è la sapienza? Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché il numero d'uomo è 666. Praticamente 2000 anni fa il Signore ci sta dicendo che alla fine sarebbe uscito fuori questo microchip o quello che sarà, che sostituirà il microchip, perché non è detto che sia esattamente il microchip, potrebbe anche essere un piccolo tatuaggio o una piccola incisione. Sta di fatto che ora, oggi, in molte nazioni che si trovano in Europa, molti stanno negli Stati Uniti, stanno impiantandosi il microchip. E arriverà il momento che toglieranno completamente la moneta cartacea. E questo è stato detto 2000 anni fa. Tutte coincidenze? Ancora pensi che chissà quanto manca perché il Signore rapisca la sua Chiesa? E stiamo solamente al quindicesimo segno. Pensa quando li avremo visti tutti e 100, e non sono 100. Se io mi metto a scavare, 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 non mi sorprenderebbe arrivare a 200 segni, sapete? Non mi sorprenderebbe. Benedetto è il nome del Signore. Ma andiamo avanti. Il sedicesimo segno è l'asse terrestre spostato. Wow! Isaia, 2700 anni fa, ci dice che l'asse terrestre si sarebbe spostato. La terra tremerà tutta, sarà smossa dal suo luogo. Perché? Per l'indignazione del Signore degli eserciti, per il giorno dell'ardore della sua ira. Andiamo anche in Isaia 24. Isaia 24, verso
dice: la terra si schianterà tutta, la terra si disfarà tutta, la terra tremerà tutta, la terra vacillerà tutta come un ebbro e sarà smossa dal suo luogo come una capanna. Sia a causa dei terremoti, sia a causa degli tsunami, ha detto la NASA, molti geologi, insomma il mondo scientifico ha confermato più volte, ormai potete trovare la notizia in tutti i giornali, che l'asse terrestre si è spostato e il Signore ce lo aveva detto 2700 anni fa. Anche questo l'ha messo in pratica l'uomo volendo? Per mettere in pratica la parola di Dio? Pensate, quello che dice il miscredente. Sì, dopo ti rispondo, Anna. Alleluia. Benedetto è il santo nome del Signore. Ma vi rendete conto? Ecco, quant'è precisa la parola di Dio. Wow! Fratelli, sono 16 profezie fino adesso, eh? 16! Cioè, dobbiamo arrivare a 100, cioè, ma ci rendiamo conto? Dobbiamo arrivare a 100, sono 16! Cioè, incredibile! Come in più deve parlare il Signore? Il Signore farà tremare, dice, ma il Signore manda i terremoti, il Signore manda i terremoti, il Signore sposterà la terra dal suo asse per il grande peccato dell'uomo! Stanno permettendo i matrimoni omosessuali, stanno permettendo che gli omosessuali, le lesbiche, adottino bambini, bambini, creature, e io me devo sta zitto? Stanno marciando contro i governi, vedi l'Argentina, per l'aborto, per uccidere. Stanno marciando per l'eutanasia perché vogliono il diritto alla morte. Tutti marciano per il diritto alla morte e nessuno marcia per il diritto alla vita. Nessuno marcia davanti un orfanotrofio perché i bambini non li fanno adottare. Nessuno marcia davanti un ospedale dove si fanno gli aborti, però vanno a marciare davanti dove uccidono gli animali, i mattatoi. Ah, lì sì! Ma quando ci sono migliaia e migliaia e migliaia di bambini assassinati in aborto, tutti zitti? L'uomo non sta facendo niente, i governi non fanno niente. In Italia il governo permette l'aborto. E che fai Dio? Ah sì? Mandi i terremoti. Ma Dio ti sgrulla tutta la terra. Ecco perché quando ci sarà la grande tribolazione, la Chiesa sarà tolta. Perché Dio prenderà la terra e ci farà lo yo-yo. Sai che cos'è lo yo-yo, no? Altro che... Oddio, che dicono questi ministri? Che Dio, ma i terremoti sono naturali? Molti li provoca l'uomo con l'arpe? Ma anche Dio. Altro che... Ah, te dà fastidio, sir miscredente? Ma tanto questo è solo, non è neanche l'inizio di dolori. Ad arrivare a baffone, si dice a Roma, ad avvenire baffone. Il peccato dell'umanità è arrivato fino in cielo. La storia di Lot, che a un certo punto il Signore è sceso in persona per vedere coi propri occhi, c'è un perché è sceso. Perché gli era giunta all'orecchio che l'uomo stava peccando in Sodoma e Gomorra e altre due città ed è sceso di persona per constatare come stavano le cose, oltre che Dio è onnisciente e sta dappertutto, però in più è sceso, ha visto quello che ha visto e le ha rase al suolo e così farà con la terra, raderà la terra al suolo. La raderà tutta quanta al suolo. Non ci credi? Allora, è scritto nei profeti minori, che sono più ricchi dell'Apocalisse in informazione,
Sofonia capitolo 1 verso 2, io farò del tutto perire ogni cosa din sulla faccia della terra, dice il Signore, io farò perire gli uomini, gli animali, farò perire gli uccelli del cielo, i pesci del mare, gli intoppi, insieme gli empi sterminerò gli uomini din sulla faccia della terra, dice il Signore, altro che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, altro che stenderò la mia mano anche sopra Giuda, sopra Gerusalemme, e sterminerò di questo luogo il rimanente dei Baali, eccetera, eccetera, eccetera. Questo mondo non vuol sapere niente di Dio, niente. E noi continuiamo a predicare, perché questo gli servirà un domani. Quindi, sedicesimo segno, l'asse della terra spostato. Quale Dio ha mai fatto una previsione del genere? 2700 anni fa, grazie. Alcuni fanno le previsioni, no? Tipo, hanno studiato, conoscono la matematica, da qui a 100 anni sanno come andrà la finanza. Ah, da qui a 100 anni, e che è? Che è una profezia? Ma fammi una profezia a distanza di 2700 anni o 2000 anni, fammela. Dimmi come andrà la finanza da qui a 2000 anni, intelligentone. Esatto, questi segni sono cosucce, ma quando la Chiesa sarà rapita e inizierà la grande tribolazione, moriranno miliardi di persone, correttissimo Fabrizio. Sedicesimo segno. Quindi adesso andiamo col diciassettesimo segno, l'identità del popolo ebraico. Ecco, adesso cominciamo con Israele. L'identità del popolo ebraico conservata per 2000 anni. Leggiti Deuteronomio 30 e i riferimenti, non lo faremo per motivi di tempo. Israele, che è popolo di Dio ancora oggi, anche se non è salvato, Israele è popolo di Dio, ma non è salvato. Alleluia! È un popolo ribelle, un popolo di collo duro. E quando un ebreo oggi muore, se ne va all'inferno con tutte le scarpe. A meno che non accetta Cristo. Allora quello è un altro discorso. Ma Israele sarà salvato a suo tempo. Un passo su tutti, Romani 11, ma anche Apocalisse 7, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ma siccome è popolo di Dio, il Signore lo ha conservato nonostante fosse ribelle e non ha permesso che fosse sterminato, non ha permesso che fosse sterminato, e non solo questo, gli ha fatto un grande miracolo. Il popolo ebraico ha conservato il suo essere attaccato alla Torah, gli ebrei osservanti ovviamente, perché non sono tutti osservanti, e le sue tradizioni, alcune giuste, la maggior parte sbagliate, ma eccolo là. In questi 2000 anni noi abbiamo visto che molti ebrei, non tutti, molti ebrei sono rimasti con la loro identità ebraica. E questo è l'unico popolo al mondo che è riuscito a fare una cosa del genere per 2000 anni. Fra l'altro, il diciottesimo segno è che questa odissea di Israele, che sarebbe uscito fuori dalla sua nazione, dalla sua terra, sarebbe durato 2000 anni. Infatti, se tu vai in Osea 6 dice: venite, qui sono gli ebrei che parlano, convertiamoci al Signore, convertiamoci. Quindi significa, qui sta profetizzando, siccome parla della fine dei tempi, convertiamoci al Signore significa che sarebbero fuoriusciti dalle vie di Dio. Convertiamoci al Signore perché egli ci ha lacerato, però altresì ci risanerà. Ecco quello del ristabilimento di Israele. Egli ha percosso, ma altresì fascerà le piaghe, e dice: in 2 giorni ci avrà rimessi in vita,
nel terzo giorno, cioè nel millennio, egli ci avrà risuscitati e noi vivremo nel suo cospetto. Dirà Pietro che per il Signore un giorno sono come mille anni e mille anni sono come un giorno. Quanto è durato? Circa la fuoriuscita dal paese di Canaan o di Israele, forse è meglio, dal 70 d.C. al 48, circa due giorni, circa 2000 anni. Guardate com'è precisa la parola di Dio. Cioè, ma ci rendiamo conto che profezie, fratelli? Wow. Verso numero 19. Sì, verso numero 19. Segno numero 19. La rifioritura del deserto di Israele. Questo si trova in Isaia 27,6, 35,1 in poi, Isaia 51,3 in poi, Deuteronomio 39, 30 verso 9, Ezechiele 36 dal 34 al 36, eccetera. Praticamente oggigiorno gli ebrei sono ritornati in Israele, era molto desertica, e hanno fatto rifiorire il deserto, tant'è che oggi Israele, se non è la prima, è una delle prime nazioni al mondo che possiede più varietà di piante, e vanno da tutto il mondo per studiare agronomia, soprattutto per studiare l'oassificazione dei deserti. Alleluia! Incredibile! Prima c'erano gli arabi, nonostante gli arabi avessero un pozzo di soldi. In tutti questi anni gli arabi non hanno fatto crescere neanche un cespuglio. Gli ebrei in solo 70 anni lo hanno fatto. Hanno fatto rigermogliare il deserto. Questo è stato profetizzato. Incredibile. Da chi? Da Isaia. E ancor prima da Deuteronomio 30. Quindi abbiamo profezie antiche sia 2700 anni che 3250 anni. Cioè, ma chi fa delle profezie a distanza di 2 o 3000 anni? A me mi fanno ridere quelli che citano Nostradamus. Quelli che citano Nostradamus, fate leggere profezie. Quando uno ti dice cosa lo ha detto Nostradamus, leggimelo. Fammi vedere la Bibbia come facciamo noi che apriamo la Bibbia tipo adesso. Io ho messo Isaia 35, ecco qua. Isaia 35, ecco qua. Chi è? Il deserto, il luogo asciutto, si rallegreranno di queste cose. La solitudine festeggerà, fiorirà come una rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Fiorirà largamente, festeggerà anche con giubilo, con grida di allegrezza, di gloria, il Libano, la magnificenza del Carmel, eccetera, eccetera, eccetera. Altro che. Che altro vuoi vedere? Isaia, Ezechiele che dice? Ezechiele 36, non me lo ricordo. E la terra desolata sarà lavorata in luogo che ella tutta deserta alla vista di ogni passante. Si dirà: questa terra che era desolata è divenuta simile al giardino di Eden? Cioè, questo l'ha detto Ezechiele 2500 anni fa, fratelli. Ecco perché quando vi dicono Nostradamus lo ha detto, fatelo leggere. Fatele leggere, come quelli che vanno dietro le profezie, dicono di essere di sana dottrina del massone e satanista David Howard. Fatele leggere le profezie di David Howard. Qualcuna ci ha azzeccato, ma qualcuna. Ma tutte le altre, molte di quelle che ho sentito io, ci sarà un terremoto in Italia, quando non si sa, in che anno non si sa. Grazie, ce lo dovevi di te che fai cascare tutti per terra. E ovviamente ho capito che quelli che lo promuovono parlano di santità, ma non vivono la santità, quindi io con loro ho chiuso completamente. Perché uno che promuove David Howard, io con lui non mi ci vado neanche a prendere un caffè. Dice il Signore, non li riceviate neppure in casa. Vergogna. Io voglio vedere se un giorno verrà qui in Italia David Howard. Se tu gli chiedi, lo posso andare a vedere?
sapendo che butta tutti giù per terra, ma qui in Italia non lo fa perché non glielo fanno fa, perché sanno che non glielo permetterebbero, quello che ti rispondono. Sono cose molto gravi. Sono cose molto gravi difendere uno come David Howard o come Benny Hinn o come Maldonado. Sono cose molto gravi difenderli. Sono cose gravissime. Wow, non ho parole. Siamo proprio alla fine dei tempi. Altro che siate santi, non mettetevi il gel in testa perché andate all'inferno, non te mette l'orecchino perché te ne vai all'inferno, ma pensa per te, che parli di vanità, dici dall'altro che sono vanitosi e vai in giro corbaffo, ma non te vergogni, no che sia peccato andare in giro corbaffo, ma tu dici all'altro che se te metti un po' di gel in testa è vanità e poi tu c'hai i baffi, che so i baffi, che è la cravatta, ma che stai a dire? Ma che amarezza, che amarezza, sanno manco quello che dicono. Segno numero 20, Zaccaria 12:8. In quel giorno, vedi, quando la scrittura ti dice in quel giorno, ti sta dando la data. Il Signore sarà protettore degli abitanti di Gerusalemme e colui di fra loro che vacillerà sarà in quel giorno, lo ripete, quindi fine dei tempi, simile a Davide, e la casa di Davide sarà come un Dio, come un angelo del Signore davanti a loro, altrove dirà che uno ne perseguiterà mille e mille diecimila. In pratica qui ci sta dicendo, siccome sta parlando degli abitanti di Gerusalemme, quindi sta parlando degli ebrei, sta parlando di Israele, ci dirà che sarà fortissimo in quel giorno, sarà simile a Davide. Qui ci sta profetizzando che Israele avrebbe avuto l'esercito o più forte al mondo o tra i più forti al mondo. Domanda: si è concretizzata questa profezia? Se tu vai a vedere e metti su Google i 10 eserciti più migliori al mondo, troverai in mezzo a questi 10 Israele. Alcuni lo mettono come primo, altri come quinto, altri come sesto, ma sta lì, a secondo le vedute. Oggi Israele c'ha uno, se non il migliore, o comunque tra i migliori eserciti al mondo. Wow! Anche questo è per caso? Incredibile! Segno numero 21, Ezechiele 45, Ezechiele 45, verso 12, qui parla, allora da Ezechiele 40 in poi, parla degli ultimi tempi e parla dell'ultimo tempio, che non si è capito bene se sarà questo l'ultimo tempio, cioè il quarto tempio, quando tornerà il Messia. Nel capitolo numero 45, cioè qui siamo nel millennio, qui dice che praticamente in quei giorni, nel verso 12, parla che ci sarà il ciclo. Se noi oggi andiamo in Israele, la moneta è il ciclo o lo shekel. Si è, dopo 2000 anni, si è ristabilito lo shekel o il ciclo. Benedetto il santo nome del Signore. Questo è stato detto 2500 anni fa, parlando degli ultimi tempi. Cioè, fino adesso abbiamo visto solo 21 profezie. Alla fine il Signore ci dice che Israele tornerà, che ci avrà tot nemici, ci dà i nomi dei nemici, ci dice che ristabiliranno la moneta, che la moneta sarà lo shekel, che si chiamerà shekel,
che mentre loro erano esenti la terra sarebbe diventata un deserto, che quando sarebbero ritornati l'avrebbero fatta rifiorire e in 2000 anni nessuno ci è riuscito. Cioè, ci rendiamo conto con chi abbiamo a che fare? Col creatore del cielo e della terra, e ci ha lasciato una parola infallibile, profetica. Noi la dobbiamo prendere, la dobbiamo predicare le profezie bibliche. E a chi andiamo a cercare? Non noi, è il profeta che parla con Dio e poi butta tutti giù per terra e ci dice che domani ci sarà un terremoto, invece di aprire la Bibbia e fare quello che stiamo facendo questa sera. Così dice il Signore nella sua parola, eccolo qua, l'abbiamo letto qua, Ezechiele 45:12 o Gioele capitolo 2 verso 30. Questo deve fare la Chiesa, alleluia. Altro che sta sempre al telefono col Signore, oggi il Signore mi ha parlato, domani mi riparlerà e mi dirà questo, poi ci sarà questo e questo e quest'altro e quest'altro e quest'altro ancora. Anche queste cose sono state profetizzate. Andiamo avanti. Segno numero 22. Segno numero 22, prosperità economica di Israele della fine dei tempi, quando in questi 2000 anni gli ebrei, per la maggior parte, salvo rari casi, sono stati poveri, ma alla fine dei tempi sarebbero diventati ricchi. Se tu vai in Ezechiele 38, Ezechiele 38, Gog e Magog, però vai al verso 12 e 13, dice, parlando di Israele, che lo attaccheranno per spogliarlo dalle spoglie, per predarlo. Per predare questo popolo che è stato raccolto dalle genti, che è Israele, guardate come è precisa la parola di Dio, che si adopererà intorno al bestiame, oggi Israele sta facendo questo, e alle sue facoltà. E lui dirà, sei tu venuto per spogliare delle mie spoglie? Hai tu fatta la tua radunata per predare preda, per portare via argento, oro, per rapire bestiame, facoltà, spogliare molte spoglie? Oggigiorno gli ebrei sono ricchi, Israele è molto ricco. Sappiamo tutti che oggigiorno gli ebrei sono molto, molto, molto ricchi. Questo è stato detto 2500 anni fa. Dove? Dove è stato detto? Da Ezechiele. Dove stava Ezechiele? In Babilonia. Wow! Erano schiavi in Babilonia e il tempio era stato distrutto. Israele praticamente non c'era più. Mentre stavano in... Ecco perché noi dobbiamo prendere anche il contesto storico, geografico. Mentre Israele aveva perso il tempio, era stato bruciato da Nabucodonosor, si trovava prima in Babilonia e poi in Persia a scontare l'esilio di 70 anni profetizzato da chi? Da Geremia? Il Signore fa una profezia dell'incredibile che si sarebbe concretizzata alla fine dei giorni 2500 anni dopo. Cioè, ma ci rendiamo conto di che cos'è la Bibbia? Cioè, ma qui si perde la testa, Qui si perde la testa, E poi ne vengono a dire a me che io c'ho la fede cieca. La fede cieca c'ho io. Ma te possino? Ma quale fede cieca? Ma tu sei cieco? Tu che sei ateo, che credi che dal niente è nato il mondo? Tu sei cieco, no io. Io ti sto dimostrando che la Bibbia è un libro divino. Segno numero 23. Coresa, è un po' che parlo, pensare a parlare dei 100 segni è bella tosta. Segno numero 23, ci ho messo l'antisemitismo. Alla fine dei tempi, Zaccaria 14,
Zaccaria 14 verso 2 dice che alla fine dei tempi il Signore, qui è Dio che agisce, adunerà tutte le nazioni contro Gerusalemme. Che vuol dire questo? Antisemitismo. Oggi, per chi sta seguendo le notizie, l'antisemitismo sta salendo alle stelle. Fra l'altro, prima non vi ho detto un dato a proposito della ricchezza di Israele, non vi ho detto un dato che mi ero segnato. Nel 2004 Israele esportò 30.000 milioni di dollari in prodotti, ha esportato, non importato, esportato, venduto al mondo 30.000 milioni di dollari, in contrasto con la Giordania che ne esportò meno di 3.000 milioni in quel medesimo anno. Pensate la ricchezza che hanno gli ebrei. Tutto dettagliatamente profetizzato. Ok, io poi ho qui la numero 24, però la numero 24 è Sofonia 3.9, dice che la restaurazione dell'idioma ebraico, però lì parla di labbra balbettanti, eccetera, 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 non saprei come vedercela. Però io ve la dico, così poi voi ne prendete atto e fate un po' come vi pare, tanto sono talmente tante le profezie precise, nere su bianco, che una in più, una in meno, poco chiara, non cambia il panorama. Bene, e per finire, per questo video, così dopo appunto risponderò a un po' di domande, se conosco la risposta ovviamente, la 25esima è il conflitto per Gerusalemme. Allora, Zaccaria 12, abbiamo letto, potete leggerlo tutto quanto. Praticamente l'ONU ad oggi ha sancito più di 476 risoluzioni contro Gerusalemme e sul fatto che Gerusalemme, inoltre, non deve appartenere a nessuno e soprattutto non deve appartenere a Israele, perché tutti la vogliono. Il Vaticano la vuole, dice che è sua. Gli ebrei la vogliono, e giustamente loro, e tutto il mondo, l'ONU dice che non deve essere degli ebrei. Insomma, c'è sto conflitto. Questo conflitto qua è stato profetizzato in Zaccaria capitolo 12 e riferimenti. Questo è quanto. Gerusalemme sarà la pietra d'inciampo per tutte le nazioni. E con questo ho finito. E adesso rispondo alle domande, tra cui alla domanda di prima che mi è stata fatta su Matteo 24. Allora, Matteo 24. Matteo 24, quando parla del verso 29, quelli che non conoscono la Bibbia e che vogliono passare qui la grande tribolazione dicono che il verso 29 parla del rapimento della Chiesa. Questo è dal video, perché ci ho fatto il video, quindi è bene guardarselo. Quindi farò solo un mero accenno. Ma il rapimento della Chiesa viene sancito da Tessalonicesi. Tessalonicesi, se io vado in prima Tessalonicesi 4, che è prima, o seconda, Prima Tessalonicesi 4, dal verso 16, che è quello il passo principale che fondamenta il rapimento, dice che sarà il Signore
a suonare la tromba. Sarà il Signore a suonare la tromba. Nel verso 29 mi dice che sono gli angeli che suonano la tromba. Quindi se sono gli angeli che suonano la tromba, qui non sta parlando del rapimento della Chiesa, ma sta parlando del ritorno di Cristo, che non c'entra un bel niente. Esatto, e poi nel verso 27 appunto dice che raccoglierà Esatto, dice che nel verso sempre 31 raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti. Dai quattro venti. Mentre invece nel rapimento della Chiesa noi siamo sulla terra. Allora. Dammi il verso, Fiorella. A che ti riferisci? Chi se la carica Gerusalemme? Ma oggigiorno stiamo... Sì, chi se la carica sarà sfracellato. Oggigiorno se la stanno caricando gli Stati Uniti e diverse altre nazioni che stanno mandando... La propria ambasciata a Gerusalemme. Quindi ci sarà qualcuno che se la caricherà, per dire così. Ma tu parli di sigillo, Fiorella, di Apocalisse 13? Cioè, che cosa intendi? Il sigillo di Apocalisse 13, cioè il sigillo che hanno i credenti? No, il sigillo che hanno i credenti è lo Spirito Santo. Ah, no. Allora, il sigillo che hanno i credenti è lo Spirito Santo. Ora, il sigillo che ci avranno i figli di Satana è possibile che sia visibile, che sarà tipo... un marchio, un microchip o qualcosa del genere. Ma i credenti sono sì, anche i credenti sono sigillati, ma dallo Spirito Santo. Si può vedere solo spiritualmente. Noi riconosciamo un altro credente, soprattutto dai frutti, ma molte volte lo Spirito testifica che quello è un credente. È un mondo spirituale il mondo. Il nostro mondo, perché in Apocalisse vengono sigillati anche 144.000 e quello sta in Apocalisse capitolo 7. Aspetta prima di danneggiare tutto quanto che appunto vengano sigillati i 144.000, 12.000 della tribù di Giuda, 12.000 della tribù di Rubenne, 12.000 della tribù di Asher, 12.000 della tribù di Manassè, eccetera. Ma questi sono sigilli spirituali, ovviamente, è lo Spirito Santo. Ora ho capito. No, io pensavo che stessi parlando di Matteo 24, che grazie a te, Anna. Ho fatto il video, Anna, sul rapimento della Chiesa, dove si spiegano diverse cose. Ora lo vado un po' a prendere, così lo voglio incollare, il link, poi li metto comunque. Allora,
rapimento. Allora, ecco qua, allora, questo è uno molto importante. Questo è uno, e poi ce n'è anche un altro importantissimo, anche questo. Allora, tanto questo è uno. Allora, questo è uno e questo è due. Praticamente chi è interessato può vederli. Sì, no, i figli di Dio, noi siamo sempre sigillati, noi abbiamo anche la caparra dello Spirito Santo, come è scritto in Seconda Corinti, capitolo 5, verso 6 forse. Seconda Corinti, ecco qua, capitolo 5, verso 6. No, verso 5. Dice che noi abbiamo la caparra dello Spirito Santo. Quello per noi è un sigillo. E non è che si vede fisicamente. Il marchio è nella coscienza. Il marchio, no, noi non siamo marchiati, siamo sigillati. È un po' diverso. E, mentre invece, appunto, i figli di Satana saranno appunto i figli di Satana in Apocalisse 13, questo è scritto, Apocalisse 13, ecco qua, saranno marchiati, vedi? Mentre invece usa il termine marchio, invece in Apocalisse 7 non usa il termine marchio, usa il termine sigillo. Facci caso. Ah, sì, Angelo, sì. E ma infatti, sono marchiati, come le vacche. E mucche, viste le mucche? Così. Lo vanno loro, eh. Cioè, non è che qui noi stiamo a ride. È una loro decisione. Loro deliberano. A me uno di questi mi ha detto, proprio in faccia, mi ha detto, lui era cosciente che stava andando all'inferno e che ci voleva andare. Me l'ha proprio detto, proprio così, punto. E ho detto, vabbè, contento tu. È una loro sono coscienti che stanno andando all'inferno e gli va bene. Wow. E molti dicono che se sta meglio pure. All'inferno dicono, e altri dicono che non gli importa niente andare all'inferno, perché dicono loro meglio vive qua bene che vive bene dopo. Pensate, incredibile. Comunque abbiamo visto 25 segni, ce ne rimangono 75. Ditemi voi se solo con 25 segni, se possiamo dire, dopo due video e 25 segni, se per il rapimento della Chiesa chissà quanto manca. Incredibile. Guarda, è assurdo dire chissà quanto manca per il rapimento della Chiesa, chissà quanto manca, non sappiamo se finiamo la giornata ogni giorno. Certo, sigillo uguale segno di appartenenza, corretto. Il contesto parla da solo. Caino, Dio aveva messo, un segno perché non fosse toccato. Il suggello sui credenti, è possibile che i nemici invisibili se ne accorgano e non possono toccarli senza il consenso di Dio. Ovviamente il nostro sé, noi siamo sigillati dallo Spirito Santo, i demoni vedono il sigillo, lo vedono, e come? Ovviamente lo vedono, i demoni sì. E io poi tra l'altro ho visto
Io ho avuto due Shekinah, già ne ho parlato, e nella prima Shekinah che ho visto, siccome io stavo in chiesa, ero convertito da poco, ho visto il predicatore di allora, che poi è diventato il pastore, o era diventato pastore da poco, che aveva intorno l'aurea. Io per la prima volta, è l'unica volta in vita mia che ho visto un'aura. Io abituato con le foto dei cattolici che ti mettono sempre l'aura in testa con un cerchietto, io l'ho vista l'aurea una volta. Mo lo sto raccontando, normalmente non mi piace raccontare queste cose che sono personali, però chi ci vuole crede, se no non mi interessa essere creduta, a me mi interessa che si creda a quello che io predico della parola di Dio. Però io ho visto l'aurea intorno a un credente, e quello che io ho visto è questo: era intorno a tutto il corpo e aveva questo spessore qua, così, fino ai piedi. Questo è quello che io ho visto. Poi ci vuoi credere, non ci vuoi credere, non ha importanza questo. Visto che stiamo a parlare di sigilli e di segni, ma non sto dicendo che quello è il sigillo, tanto alla fine noi i figli di Dio li riconosciamo dai loro frutti, da quello che dicono, da quello che predicano, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quanto. Sì, loro lo dicono chiaramente che vanno ad andare all'inferno, Aristide. È più vicino di quanto pensiamo, sì. Ok. Amen. Bene. Allora, se non c'è nessun altro, si può pure andare a chiudere. Gloria a Dio. Santo l'Eterno, viva Cristo. Cioè, non siamo noi che ci volevamo mandare, noi più che pregare loro e predicargli l'Evangelo, ma che possiamo fare? Gloria a Dio. Va bene. Allora, se non c'è nessun altro, il video si può pure chiudere. Proseguiamo con le prossime serie. Vediamo un po' se domani riusciamo a farne un'altra. E quindi siamo arrivati a 25, dobbiamo arrivare a 100. Mo, perché uno ci si ferma un pochetto, però poi sai che c'è? Siccome ci sono anche, questo io lo so, dei predicatori che seguono questi video, magari prendono spunto, se segnano i passi, le serie, i segni, magari qualcuno non lo conoscevano, perché non è che conosciamo tutti tutto, cioè si dà una mano pure tra di noi, e poi dopo li portano anche nelle loro comunità, eccetera, 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 quindi è buono fargli questi video. Amen, gloria a Dio. Sì, lo spirito di Isabel, sì, sì, infatti. I bambini verranno salvati tutti? E questa è la domanda del milione. Io già ho risposto a questa domanda in altri video, quindi lo farò anche in questo. Allora,
Io non posso dire né sì in modo tassativo né no in modo tassativo. Quindi dico, ci sono due scuole di pensiero. Una dice sì, una dice no. Cioè, una scuola di pensiero dice tutti i bambini sotto la ragione, quindi più o meno stiamo intorno ai 12 anni, non lo so spiegare, e saranno salvati tutti. E altri dicono no, non saranno salvati tutti, saranno salvati solo i figli dei credenti. Punto. Io penso che quello che io penso, poi tu lo puoi accettare o lo puoi rifiutare, non stiamo a toccare il fondamento. Io penso che saranno salvati solo i figli dei credenti. Penso io. Gli altri rimarranno. Dice perché? Perché abbiamo l'esempio dell'arca di Noè. Siccome il Signore Gesù ci dice che gli ultimi giorni saranno come ai dì di Noè, e ai dì di Noè di poppanti e di bambini ce n'erano tanti e sono morti tutti, e alla fine dei tempi sarà come ai dì di Noè, 2 più 2 fa 4, io dico questo. Altri dicono sì, però anche se è così c'è tutta una storia, adesso siamo sotto la grazia e tutto quanto, e quindi non sarà più così. Ma è un controsenso questo, per tanti motivi, perché poi comunque ci sono due possibilità, due altre situazioni che si vanno a concretizzare. La prima situazione è che comunque le donne continueranno a rimanere incinta, e quindi quei bambini moriranno, perché poi dopo, perché ci sarà la grande tribolazione. Inoltre, qui gli si crea un problema a quelli della grande tribolazione, cioè a quelli che dicono che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, perché praticamente lì se si passa per la grande tribolazione moriranno tutti, e quindi pure i bambini, altro che, perché è scritto in Apocalisse 13 che tutti i credenti saranno uccisi. Quindi, come vedete, è tutto un minestrone far passare la Chiesa per la grande tribolazione. Quindi, secondo me, saranno rapiti solo i figli dei credenti, bambini, se poi hanno superato l'età della ragione, circa i 12 anni, e non hanno accettato Cristo, restano. Però se sono piccoli, beh no, saranno rapiti, mentre invece i figli dei miscredenti resteranno qua, come è successo ai dì di Noè, che sono morti, secondo me. Poi, come si dice, chi vivrà vedrà. Eh no, Johnny, lo sai, no? Hai visto il video, no? Sul rapimento della Chiesa alla luce della dottrina cattolica. Non esiste il rapimento della Chiesa. Loro lo bypassano parlando del ritorno di Cristo. Loro c'hanno il ritorno di Cristo, non c'hanno il rapimento della Chiesa. Fiorella dice neanche nella Chiesa evangelica. Certo, perché siamo sotto apostasia. Si è carnali, no? Si vuole stare qua sulla terra, ma qui il mondo, vedete che sta prendendo tutto fuoco, terremoti, uragani, vulcani. Scusate se mi sono appoggiato sullo schienale, so che non è carino, però sono un po' stanchino, quindi non è molto carino da parte mia, però abbiate un po' di pazienza. Sicuramente mo qua, sai quante me diranno alcuni, ah vedi che sei appoggiato sullo schienale, mi sono stanco, sono le 10:42, se permetti, sono stanco, non mi posso manco appoggiare qua, perché sai, sti legalisti, basta una mosca che vola, ti mettono croce, eh? Allora, sono responsabili i genitori sui bambini, se scelgono Dio anche i bimbi sono salvati, altrimenti non sono salvati? Questa è un po' un'arma a doppio taglio, capito? E qui mi hai preso, hai toccato un punto dolente.
Perché allora che facciamo come i cattolici? Che in virtù di questo battezzano i bambini? No, non si può fare perché i bambini sono salvi. Ecco dove si appigliano loro, giustamente. Dice no, siccome appunto per questo dicono allora saranno tutti salvati, capito? E saranno tutti rapiti. Però questi qua che dicono questo fanno passare tutti i bambini e tutta la Chiesa per la grande tribolazione quando moriranno tutti, dice Apocalisse 13. Quindi c'è un pasticcio dell'incredibile, come potete vedere. Non so se riesco a spiegarmi. E quindi chi vivrà vedrà. Io penso che non saranno rapiti tutti. Però non dico così dice il Signore. È un mio parere. È un mio parere. Non lo so, secondo me. Può darsi che ci ho torto. Siccome non sto facendo dottrina, può darsi che ci ho torto, può darsi che ci ho ragione. Non lo so, chi vivrà vedrà. Io penso che non saranno rapiti tutti. Sì, sì, Enza, sei stata chiarissima. Forse io non mi riesco tanto a spiegare su questo aspetto qua. Tu sei stata molto chiara. Salute se sei stata chiara. Sei stata chiarissima. Non ci fa una piega quello che hai detto. Più chiaro di così, non lo potevi dire meglio. Hai toccato proprio il centro. Bene, so, qualcos'altro? Una cosa è certa, quello che sappiamo, ci abbiamo i segni, sappiamo che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, questo è un dato di fatto, abbiamo fatto i video, e sappiamo che il Signore sta per aprire la sua Chiesa. Sappiamo che Matteo, capitolo 10, ci dice che quando ci perseguiteranno in una città, possiamo fuggire in un'altra città. Questo significa che ci saranno sempre delle città dove fuggire, però Apocalisse 13 ci dice che non ci sarà nessuna città nel mondo dove fuggire. Quindi come collocare Matteo 10 con Apocalisse 13, che a quanto pare c'è una contraddizione? Semplice. Matteo 10 ci dice di fuggire in un'altra città, perché prima della grande tribolazione ci sarà sempre una città dove fuggire. Infatti oggi ci sono 50 nazioni dove i cristiani vengono perseguitati, ma ne rimangono circa altre 150 dove possono fuggire. Ma durante la grande tribolazione non vi sarà una sola nazione dove potranno fuggire. È scritto in Apocalisse 13. Sì, Teresa, certo che sarà nell'aria, però in Prima Tessalonicesi 4, parlando del rapimento, dice che sarà il Signore Gesù che suonerà la tromba, quindi quello è il rapimento, mentre invece in Matteo 24 non dice che è il Signore Gesù, quindi non è il rapimento. Poi Prima Tessalonicesi parla che andremo a incontrare il Signore nell'aria, mentre invece Matteo 24 dice che saranno presi dall'aria. Quindi è questa la differenza. Un conto è essere preso dall'aria, un conto è andare a incontrare il Signore nell'aria. Quello è chiaro. Capito? Cioè, in Matteo 24, 30 e 31 non c'è rapimento.
No, i bambini sono salvi e basta. Se un bambino muore, se ne va in paradiso subito, dritto dritto. Il bambino è salvo. Ora, perché tu dici che il bambino non sarà rapito se è salvo? Allora, intanto io non dico questo, dico credo, penso, che è un'altra cosa. Ecco, perché io non lo so. Quando sono ignorante lo dico, sono ignorante. Io ho detto penso. Poi chi vivrà vedrà, io non ho questa conoscenza, perdonate la mia ignoranza. Se una cosa non la so, non la so. Non sapendola ti posso dire quello che penso. Anche se un bambino è salvato, secondo me, nonostante tutto, non sarà rapito, morirà qui per il semplice fatto che abbiamo l'esempio dell'arca di Noè. E siccome il Signore ci dice che in quei giorni saranno come dì di Noè, io faccio 2 più 2 a 4. Poi sarà così, non sarà così, io non lo so, non sto facendo dottrina. Sto dicendo quello che io penso, perché in questo io sono ignorante, non lo so, se non lo so, non lo so. Ecco, questo lo... Quando una cosa la so, la dico. Se non la so, non la so. Sì, i nostri corpi, allora noi avremo dei corpi glorificati. Ovviamente il nostro corpo, questo lo sappiamo anche dal fatto come si è mosso il Signore Gesù, potranno prendere più forme. Quindi noi possiamo prendere sembianze umane, come faceva il Signore Gesù, che prendeva sembianza umana, altre sembianze, e neanche i stessi discepoli lo riconoscevano. E siccome noi saremo simili a lui, 2 più 2 fa 4. Allora, ho notato che negli ultimi anni c'è un martellamento continuo di tutti i TG, Presidente, Stati Uniti e Papa, sempre. Ogni TG a tutte le ore, secondo te ha a che fare con qualche profezia? Cioè, che cosa? Che il Papa sta sempre con gli Stati Uniti? Ma il Papa sta a pieno titolo nelle profezie, è il falso profeta. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, direttamente non ci sono gli Stati Uniti direttamente nella parola di Dio, come alcuni dicono. Gli Stati Uniti, quello che troviamo, di questo ne abbiamo parlato, però dovete vedere il video sulla serie di Daniele. Che dici? Scusami, fratello Alessio, faccio uno studio sullo spirito di Isabel. Ah, facci? No, adesso no, sorella. Magari più avanti. So che questo non è inerente allo studio di stasera. Adesso no, no, no. Devo seguire un certo iter che... Però un domani si può mai sapere, perché ogni volta che ho detto che non faccio un video, mi sono sempre ritrovato a farlo, quindi non dico più, non faccio questo video. Ultimamente ho fatto un sacco di video che non avevo la minima intenzione di fare. Martellamento continuo. Ma gli Stati Uniti sono destinati a uscire fuori dallo scenario mondiale. Perché deve sorgere la nuova Europa e tutta Russia, Cina, Medio Oriente, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, fratelli, io andrei a chiudere però, perché mo sono quasi 2 ore e il video è bene non farlo durare troppo. Vabbè, comunque. Abbiamo chiuso, ricapitolando, il video con 25. Siamo arrivati al 25° segno. Siamo rimasti sul
sull'interrogativo se i bambini saranno o non saranno rapiti, io non lo so, ho detto solo quello che penso, quindi non lo so. Se qualcuno lo sa e ci fa un video, ci fa piacere, ce lo guardiamo. Io non lo so, sono ignorante, quindi dico quello che penso. Penso di no, ma non lo so. E basta, e questo è quanto. Aurora, io non l'ho letto sto messaggio che hai scritto. Perché gli Stati Uniti hanno violato... è bravo Paolo Rinato, bravo. 500.000 bari che io so hanno fatto. Aurora, ma che domanda hai mai fatto tu a me? Dove sta? Ma se un figlio di credente dopo 12 anni che non ha accettato Gesù, anche se non fa la volontà di Dio... Ah, è questa la domanda. Guarda, i 12 anni, noi ci rifacciamo ai 12 anni più o meno perché col fatto del Signore, c'è tutta la storia, il Signore, gli ebrei diventavano maggiorenni a 13 anni. A 13 anni si potevano sposare, potevano leggere la Bibbia, insomma avevano la maturità. Quindi bene o male, vedi il Signore Gesù, dodicenne. Da questo ci rendiamo conto che bene o male l'età della ragione è quella. Poi metti che uno matura prima e un po' prima, insomma, poi l'intimo lo conosce solo Dio. Una volta scattata, diciamo, il fatto che il fanciullo, come dice la scrittura, è cosciente e sa riconoscere il bene dal male, da quel momento, se il giovanotto o la giovanotta accetta Cristo, lo riconosce, lo segue, allora è salvato. Ma se non lo accetta, è come un adulto che non accetta Cristo. Perché arriva un punto che tu entri nell'età adulta, ok? Qualunque età vogliamo mettere, arriva un momento che tu varchi quella soglia che diventi un adulto. Dal momento in cui diventi un adulto, sei un adulto. E come tutti gli adulti, non sei più un bambino e non funziona più lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, perché non sei più un piccolo fanciullo, sei un adulto e quindi devi accettare Cristo. Questo è quanto. Non so se mi sono spiegato. Bene, dimmi se mi sono spiegato e così andiamo a chiudere. Beh sì, 16 anni è grande, oh. 16 anni è grande, sì, no, deve prendere la sua decisione, assolutamente. Deve prendere la sua decisione, no, è grande, oh. Questo è enorme ormai, spiritualmente parlando, è grande. Allora, davanti... è un bravo ragazzo? Sì, no, per carità di Dio che sia un bravo ragazzo. No. Grazie a Dio che è un bravo ragazzo. Però ha bisogno della salvezza. Perché siamo tutti peccatori? Romani 3:23. E abbiamo bisogno del sangue di Cristo.
Quindi, se voi state seguendo la via del Signore e pregate il Signore, io so per esperienza che il Signore è molto fedele e ascolta le suppliche del giusto fatte con efficacia. Abbiate fiducia, siate un buon esempio, pregate tutti i giorni per Lui e siate intelligenti. Usate l'intelligenza di Dio. Ognuno ha il suo carattere. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo. E ogni tanto una parolina, fategli vedere i segni, guarda quello che sta succedendo, capito? Se vedi che ti si irrigidisce, tirati indietro e aspetta la prossima volta. Cioè, fate le cose con la testa, eh? Se no, facciamo come i legalisti, scusate se riprendo, che strillano, fanno cosa, no? E non sottiene niente. Devi essere, quando si deve strillare, si strilla. Quando non si deve strillare, non si strilla. C'è un tempo per ogni cosa e ogni situazione richiede un certo modo di fare. Questo ce lo dice anche l'Evangelo di Gesù Cristo. Quindi preghiamo per tuo fratello. Bene, detto questo, io vi ringrazio per la presenza e Dio vi benedica. E se il Signore vorrà, ci si vede alla prossima live numero 3. E speriamo che questa serie di video sia utile, insomma. Gloria a Dio. Dio vi benedica. Preghiamo. Amen. E preghiamo gli uni per gli altri. Amen. Bene, sono contento che almeno va in chiesa, questo è molto buono. Portati, quando avete una buona chiesa, è importante portare i propri figli in chiesa. Amen. Pace a tutti, cari fratelli e amici. Dio vi benedica. Alla prossima. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Shalom.